Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Oggi andrò a dipingere una cosa facile facile e una lezione per i principianti. Dipingerò gli aghi di pino o gli abeti, chiamateli come volete, ma farò una lezione con molta molta calma, in modo che chiunque voglia imparare a dipingerli possa seguire tranquillamente ogni fase del lavoro. Dipingerò su questo pezzo di stoffa dove avevo già dipinto le bacche azzurre pubblicate qualche settimana fa. Questi sono i colori che utilizzerò: bianco, giallo, rosso magenta, marrone e blu. Se andrete a vedere il video sul come preparo la tavolozza dei colori, vedrete che i colori sono questi, messi nello stesso ordine, e sono quelli che io considero i colori base per imparare a dipingere la stoffa. Al centro del piattino, come al solito, ho messo l'acqua. Per dipingere gli aghi di pino vi consiglio un pennello piatto come questo, numero 12. Se proprio non riuscite a usarlo così grande, prendetene uno un po' più piccolo, ma evitate i pennelli a punta tondi sottilissimi. Inumidite il pennello nell'acqua al centro del piattino e con questo andate poi a prendere il giallo e il bianco e il blu. Lo prendete con l'angolo sinistro del pennello. Questo è il movimento che dovete fare con la mano per dipingere gli aghi di pino. Come ho spiegato in un altro video, si inizia dalla costola centrale, il ramo a cui sono attaccati tutti gli aghi uno dietro l'altro. Il pennello va tenuto assolutamente di taglio, sia quando si fa la costola centrale che quando si fanno gli aghi laterali. Tenete il pennello di taglio con un angolo di 45 gradi rispetto alla costola centrale, quindi al rametto che avete fatto. Partite puntando il pennello sul ramo centrale e dirigetevi verso l'esterno. Potete vedere il movimento che ho fatto. Ripetete più e più volte lo stesso movimento, prendendo ogni volta il colore. Osservate adesso il pennello. Ho preso il colore, ma ho rigirato il pennello lasciando il colore nella parte superiore e adesso, usando la parte inferiore di taglio, vado a dipingere gli aghi che stanno di sopra. Quindi prendo il colore col pennello di piatto, lo giro alla rovescia e vado a dipingere gli aghi. Questo perché se io tenessi il pennello girato dalla parte in cui c'è tanto colore, farei delle macchie sul tessuto, perché tutto quel colore si depositerebbe sopra il tessuto tutto in una volta. Tenendolo invece nella parte superiore e lavorando col pennello di piatto, io riesco a far durare tanto il colore, quindi riesco a fare tanti aghi di pino. Adesso sto ripassando una seconda volta sopra gli aghi messi in posizione a 45 gradi. Questa volta invece metterò il pennello a 90 gradi rispetto all'asse centrale, in modo tale che mi vengano degli aghi in una posizione diversa. Non è proprio 90 gradi, un pochino di meno. Spero di essermi spiegata. Quando la mano passa davanti alla telecamera è perché il lavoro che devo fare in quella posizione non mi permette di tenere la mano in modo tale da lasciare libero lo spazio sulla pittura. Però comunque potete vedere il risultato. Il colore non deve essere mai lo stesso. Avete notato che tendo a mischiare quasi a caso i colori che ho nel piattino, quelli successivi ancora con un colore più scuro e così via. Vi ricordo che se avete bisogno di disegni a tema natalizio, sono a disposizione online i miei due album numero 6 e numero 7 e la raccolta speciale Natale. Se acquistate due album, non acquistate la raccolta, perché
perché nella raccolta sono contenuti i disegni dell'album 6 e dell'album 7. Alterno il passaggio a 45 gradi e quello a 90 gradi e diverse miscele di colori sovrapposte fino a che non ottengo il risultato desiderato. Per illuminare alla fine metto delle striscioline bianche che fanno quasi pensare a una spolverata di neve. Adesso vedrete come dipingo questi rametti di ago e di pino non visti in orizzontale di piano, ma visti dalla punta. Osservate. Sempre tenendo il pennello di taglio, immagino di dover dipingere una raggiera, come se volessi dipingere i raggi della ruota di una bicicletta. Quindi, partendo da un ipotetico punto centrale, mi diramo con tutti i rametti in posizione di raggiera. Naturalmente, rispetto a una ruota di bicicletta, i raggi devono essere molto più numerosi e molto più fitti. Inoltre, non devono essere messi tutti ad uguale distanza, perché la natura sovrappone più cose che hanno delle forme e delle angolazioni diverse, quindi a raggiera sì, ma con un andamento non simmetrico tra i vari aghi. Anche in questo caso passate più e più mani di aghi, ogni volta con colori leggermente diversi. Farò un altro rametto che finirà con questo effetto a raggiera. Osservate. Nel primo ramo, quello più lungo, ho dato un andamento morbido e lineare. Nei due rametti successivi ho reso di più un effetto movimentato e arruffato. I due rametti che ho appena fatto sembrano quelli degli aghi di ginepro. Volendo, potremo attaccarci delle bacche di ginepro e non delle bacche di pruno, come in questo caso. Bene, il mio lavoro finisce qua, spero che abbiate gradito questo tipo di lavoro un po' più lento e attento all'aspetto della semplicità. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio della visione e vi do appuntamento al mio prossimo video tutorial.